escuchamos. Con lo que veáis empezamos. Gracias. Mister, la domanda è una soltanto, sapere se rientreranno le sue dimissioni oppure no, che cosa aspetta nelle prossime ore. Mister, solo una pregunta, sapere sul futuro si reiterà su dimissione o cambierà una prossima sola? Io ho già preso una decisione, l'ho fatto per venire alla società, quali sono le intenzioni, adesso rientriamo, non aspetto una risposta. Io ho detto una mia decisione. Ahora volveremos en Roma y espero una respuesta. Mister, scusi, sono un po' distante. Che vuol dire aspetta una risposta nel momento in cui una persona decide di andare? Mister, perdone, che significa espero una risposta quando una persona ha deciso già di marciarsi? Scusate una cosa, io ho dato il mio mandato alla società, non mi sembra. Sono dipendente, secondo il mio punto di vista, ho dei doveri nei confronti della società, non è che posso andare la mia rimetto in mani della società, il mio mandato di tecnico della prima squadra. Aspetto la risposta, mi sembra di essere stato chiaro prima, no? Quindi se la società respinge le dimissioni, lei resta. Ma le già respinte, se no non potevo venire qua, scusa, no? O no? Dovete, cioè, vabbè, passiamo oltre e parliamo la partita perché non vorremmo affrontare ancora questo argomento. Ve l'ho detto prima, no? Ve l'ho detto prima, adesso rientriamo, non c'è una risposta. Basta. Non ci sono altre situazioni. Che vuol dire? Scusate una cosa, io ho mandato una lettera alla società, un telegramma, dove ho deciso di dare dimissioni. La società adesso ha preso atto, io sono venuto io perché non mi sembrava di poter lasciare la squadra proprio alla vigilia, alla giornata, venire qui in una competizione europea, lasciare la squadra così a venire a giocarsi, diciamo, anche se era fortemente compromessa, ma non mi sembrava un atto, come posso dire, di grande dignità, insomma, no? Mi sembra che sia giusto, io sono attaccato ancora a questi ragazzi, a questa squadra, a questi colori in modo particolare. Ciò non toglie che io posso aver avuto, diciamo così, una decisione così drastica, per motivazioni che ho detto già ieri. Io sono venuto qui, sono ancora allenatore della Lazio, perché la società non ha dato una risposta ancora. E allora ho detto prima, domani, quando rientriamo, aspetto, vediamo. Scusa, parliamo della partita, che vorrei dire che abbiamo, diciamo così, con amarezza chiuso questa parentesi di Europa, che noi ci tenevamo molto di poter proseguire il più possibile, perché avevamo anche fatto un organico per poter continuare questa competizione. Purtroppo, sapete bene, ci ritorniamo sempre sopra, abbiamo avuto parecchi infortuni, considerando che giocavamo ogni 3 giorni e non ho potuto recuperare, diciamo, gli infortunati, soprattutto l'intensità che serve in queste competizioni, esattamente l'Atletico Madrid, mi sembra che sia da 3 mesi che non gioca turni infrasettimanali, pertanto ha potuto prepararsi sicuramente meglio di noi. Questo non toglie che hanno dei valori, che ci sono dei meriti sicuramente, perché questa è un'ottima squadra. Oggi poi tra l'altro ha risparmiato più di qualcuno, no? Mi sembra Simeo. Però noi abbiamo fatto secondo me una buona prestazione nelle condizioni in cui eravamo. Tanto il merito dei ragazzi che abbiamo lasciato a testa alta questa competizione per le condizioni in cui eravamo.